Siamo ad Afragola, in corso Vittorio Emanuele, una delle strade centrali della città, per segnalare una situazione relativa alla viabilità che ci sembra alquanto strana. Recentemente la strada, con tutto l'isolato circostante, è stata oggetto di modifiche riguardanti la viabilità, con l'istituzione di una serie di sensi unici di circolazione, ma soprattutto della sosta a pagamento, le cosiddette strisce blu. Dov'è la stranezza? Beh, innanzitutto le tante strade a senso unico hanno reso tutta la zona come una specie di labirinto, per cui basta sbagliare una svolta e ci si ritrova costretti a lunghissimi giri per tornare al punto di partenza. Ma la stranezza principale sta nella disposizione, alquanto originale, diciamo così, delle strisce blu e soprattutto nelle modalità di pagamento del pedaggio per la sosta. Come si può ben vedere, le strisce blu in qualche punto invadono, per così dire, il territorio della vernice gialla sul cordolo dei marciapiedi, che, come sappiamo, vieterebbe la sosta in ogni caso. Osservate come sulla strada principale, a senso unico, le strisce siano disposte su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, non si capisce perché, nelle traverse circostanti, anch'esse a senso unico, ma senza sosta a pagamento, vi sia il divieto di sosta su un lato della strada, a parità di larghezza della carreggiata. Guardate anche la grande quantità di segnali che ci sono, tutti pagati con denaro pubblico, ovviamente. Detto della disposizione delle strisce, veniamo ora alla stranezza principale. Fino ad una settimana fa, per il pagamento della sosta, era in funzione un apposito macchinario che rilasciava un biglietto attestante il pagamento. Ora, invece, come vediamo, l'apparecchio è stato smontato dalla stessa ditta che gestisce il servizio, la Millennium Park, e pagare la sosta è diventato complicatissimo, come ci racconta Giulio, uno dei commercianti della zona. Che hai acquistato? Un grattino. Ma nel negozio? Fuori dal negozio. Fuori dal negozio? E perché? Per le strisce blu. Ma tu non sia... Cioè, tu li sapavai, strisce blu? Così dicono. E perché? È perché come di Afragola ha imposto questa tassa giornaliera. Ah, ma quindi vai vicino alla macchinetta, fai il grattino... No, purtroppo no, così succedeva fino alla settimana scorsa. Da stamattina i signori dei grattini ci aggiornano sulle nuove normative che da loro sono state messe e ci hanno detto che verranno loro con i grattini, pagheremo a loro questo grattino. Se non siamo presenti vicino alla nostra auto, ci lasceranno un avviso e noi entro 4 ore dobbiamo pagare questo avviso. Ah, quindi tu rimani chiuso un magazzino, aspettai vicino alla macchina IS 4 ore. 4 ore, poi torna, ce l'hai. Se tornerà, se non tornerà devo andarlo a cercare. Se non lo trovo mi becco il verbale. Un magazzino sempre chiuso. Sempre chiuso. E tu sei un padrone di un magazzino e giustamente. E devo, esatto. Bravo, complimenti. Sei contento dell'acquisto? Assolutamente no. Come assolutamente no? T'ha fatto sconto, sta 50 centesimi. È vero. E primo quanto stai? 50 centesimi. Ah, allora manca questo. Ad ora però. Ah. Questo quanto ora dura? Il grattino durerebbe un'ora, quello che ho fatto io. Ah, poi lo, torna e tu ogni ora li aspettavi. Ogni ora dovrei aspettarlo per fare questo benedetto grattino. Riassumendo, per chi arriva in corso Vittorio Emanuele si presenta una situazione alquanto avventurosa. Innanzitutto si entra nel labirinto di divieti d'accesso e sensi unici e, se per caso si riesce ad arrivare a destinazione, bisogna cercare il parcheggiatore per acquistare il grattino. Se però, come spesso accade, il parcheggiatore non c'è, inizia un'odissea. Bisogna lasciare l'auto in sosta in attesa che l'addetto venga a rilasciare l'avviso e, una volta ricevuto questo, riprendere la ricerca, pena una salata multa. Dalla caccia al tesoro alla caccia al parcheggiatore, insomma. La situazione più incredibile però la vivono i commercianti, i quali, dovendo raggiungere quasi obbligatoriamente il loro posto di lavoro con l'auto, si vedono costretti a sborsare ogni giorno diversi euro per la sosta. A ciò si aggiunge il fatto che, essendo ovviamente la loro sosta estremamente prolungata, sono di fatto i più esposti alle sanzioni degli ausiliari del traffico. Alcuni, paradossalmente, preferiscono parcheggiare le auto fuori dalle strisce, in sosta vietata, approfittando della scarsità di controlli in questo senso da parte dei vigili urbani. Ci chiediamo quindi come mai in un paese come Afragola, commissariato ormai da 2 anni dopo lo scioglimento della giunta per infiltrazioni camorristiche e nel quale non si riescono a fornire neppure i servizi più elementari, come ci dimostrano ogni giorno, solo per citare il caso più eclatante, i cumuli di rifiuti che invadono le strade, ci chiediamo come mai, dicevamo, il commissario prefettizio, inviato dal governo per svolgere solo l'ordinaria amministrazione, dedichi così tanta attenzione al presunto problema della sosta, che è in realtà secondario, e non dedichi lo stesso impegno alla risoluzione dei problemi e dei disservizi che attanagliano ogni giorno la città. Ciò che ci inquieta in modo particolare è il fatto che la polizia municipale, i cui agenti sono stati disegnatori materiali delle strisce, consenta
che ci si accanisca contro chi non paga il grattino, quando manca la vigilanza su questioni molto più importanti, quali ad esempio lo scarico selvaggio dei rifiuti o i comportamenti prepotenti ed irresponsabili di alcuni automobilisti, compiti che sarebbero tra le loro principali prerogative.